Italia la difficoltà, fortunatamente, di licenziare un lavoratore per la pensata di un manager o di un caporeparto o di un padrone, la possibilità di gestirsi la maternità in un certo modo, la possibilità di avere un certo numero di ore da dedicare allo studio, la possibilità di essere studenti meno interessati a perdere una giornata di salario pur di affermare attraverso una lotta dei diritti, un lavoro gigantesco, un lavoro di cui non ci rendiamo conto, è molto difficile che si rendano conto i ragazzi più giovani oggi. Il cammino che l'operaio che aveva appena smesso di essere un contadino alla fine della seconda guerra mondiale, il cammino che quell'operaio, che magari ricordiamo con la faccia piacevole e gioiosa di Peppino Di Vittorio, no? Cioè una persona che sfidava il padrone anche sul terreno dei simboli, che non aveva paura a mettersi il cappello del padrone, che non aveva paura a indossare l'abito bianco come il padrone. E Peppino Di Vittorio, oggi c'è un anniversario, guidava i lavoratori della Camera del Lavoro di Bari contro il squadraggio fascista proprio in questi stessi giorni di qualche decennio fa. Da quel Peppino Di Vittorio, a Peppino Di Vittorio che poi guidò il sindacato mondiale dei lavoratori per conto della CGIL, che si oppose ai carri armati a Budapest e che venne rimproverato nel suo partito, il Partito Comunista, per questo, e che nonostante questo non cambiò idea. Figure come queste denotano il fatto che c'è stata una crescita. Questa crescita è finita. Questa crescita è evidentemente stata considerata dalle forze del capitalismo, le più scaltre, come bisognoso di essere arrestato proprio sulla soglia, tra l'altro, di un difficilissimo momento storico che coincideva con l'inizio degli anni di piombo, in cui una parte di un mondo estremista legato alle organizzazioni, anche in parte alle organizzazioni sindacali, anche in parte alle organizzazioni politiche, e che poi prese una sua deriva inarrestabile, erano anni appunto complicati. Proprio in quegli anni, a sigillo di quegli anni, ci fu la marcia di 40.000 a Torino, che non erano operai, erano impiegati ed erano quadri della Fiat. E quella manifestazione imponente, certamente organizzata anche con i soldi della Fiat, ma certamente non incapace di intercettare umori profondi legati a ceti e classi che non erano state egemonizzate evidentemente fino in fondo dal movimento operaio, e da quel momento è cominciata una nuova inversione. L'orologio è tornato indietro, sono state fatte delle operazioni che sembravano inizialmente impossibili, cioè si è rinunciato attraverso un referendum promosso da Craxi alla scala mobile, quindi gli stipendi degli operai non sono di più agganciati al caro vita, e quindi inevitabilmente una parte di potere d'acquisto l'ha persa il movimento operaio in blocco, e da allora si è continuato. E nel 2002, cioè 10 anni fa, Cofferati, cioè il leader sindacale probabilmente più popolare delle ultime generazioni, ha radunato 3 milioni di persone, è stata scoperta la manifestazione più grande della storia repubblicana, ma è una manifestazione a cui abbiamo partecipato tutti noi, credo tutti ci fossimo, e tuttavia è una manifestazione che non è riuscita a determinare uno spartiacque, perché a distanza di pochi anni ciò che resta del capitalismo continua a mordere in quella direzione, cioè per continuare a garantire quote di profitto ingenti ai proprietari e agli amministratori delle aziende, occorre evidentemente un ridimensionamento il più possibile totale della autorevolezza della forza lavoro operaia e delle sue organizzazioni. Il modello di riferimento è un lavoro servile che ha più a che fare con il Medioevo che non con la modernità. È un lavoro a cui saremo tutti tenuti, tutti coloro che non saranno in grado di conquistarsi una postazione nella sfera dell'informazione, nella sfera dello spettacolo, nella sfera dell'intrattenimento, nella sfera dell'arte, utilizzabili, non utili, utilizzabili, con un basso profilo professionale. Non ci saranno più le aristocrazie operaie, ci saranno strati di management sempre più basso, fino all'ultimo strato che sarà quello dei gestori delle macchine. Basta andare a vedere la Fiat Montecassino, ci saranno in tutto 10 operai, la maggior parte è vestita di bianco e ha delle tute da palombaro con cui organizza la propria
proprio lavoro attraverso le macchine, o meglio, le macchine organizzano il proprio lavoro attraverso i pochi tecnici che ormai sono necessari per far andare le auto, le macchine. Le merci che ci vengono proposte sono merci che abbiamo in sovrabbondanza. Io non so voi, io non ho bisogno di un'altra automobile. Penso anche che sia, mi vergogno se la cambio più in fretta di 7-8 anni, mi sembra un'idiozia, non ne ho bisogno, anche perché la benzina costa così tanto che andare a Roma in macchina non mi converrà mai, partendo da Lecce, a meno che non faccia un viaggio con altre 4 persone, mi crede un viaggio orrendo dal punto di vista della sua comodità, e dunque ci sono altri mezzi più comodi e meno dannosi, e comunque in automobile si rischia comunque la vita. Ed è un simbolo interessante della fase finale del capitalismo, che ci mostra attraverso la televisione generalista, che sta morendo, perché ce ne accorgeremo fra un paio di mesi quando c'è il digitale terrestre. Ognuna di queste immonde reti televisive che vediamo a livello locale, dico immonde con simpatia, ma sono immonde, non so se voi le guardate, sono una cosa orrenda da vedere, una regressione negli stadi più bui della mente umana, dove la mente umana parrebbe interessata solamente a comperarsi aggeggi che ti fanno venire addominali a tartaruga, oppure dei vocatori che riescono a stare anche dietro il frigorifero, e altre merci interessanti. Le televisioni locali dal fine di maggio diventeranno televisioni del digitale terrestre, e ciascuna rete televisiva di quelle che riusciranno a conquistarsi un posto nella nostra pulsantiera dovrà gestire 6 canali. Immaginate Telepresiccia, che non esiste di proposta, Telepresiccia che deve gestire 6 canali, come farà? Lo stesso canale tagliato e rimontato allo stesso modo. Questo porterà sempre minore interesse nei confronti della televisione generalista. Infatti i ragazzi dai 15 ai 22 anni praticamente non la guardano più, guardano ogni tanto Amici, ma anche guardare Amici non è più interessante, è sicuramente molto più noioso che non andare a vedere su YouTube e vedere Emma che canta la sua struggente canzone contro Pelé e altre cose fondamentali del pensiero di questo periodo storico. Se è vero quello che ho detto, cioè che stiamo vivendo una sorta di vendetta del capitalismo ai danni del lavoro, le ipotesi di pura resistenza sono perdenti, perché chiunque resista a uno tsunami alla fine perde, eroicamente, ma perde. Abbiamo perso di pochissimi voti certamente il referendum alla Fiat, ma abbiamo perso, e dobbiamo probabilmente rassegnarci al fatto che sono successe 3 cose epocali, e cioè: uno, i soldi si fanno ancora davvero attraverso le tecnologie digitali, i cellulari, gli iPad, gli iPhone, le televisioni digitali e tutto ciò che è connesso con questo aspetto di creazione di oggetti attraverso la logica digitale e attraverso le grandi aziende che magnificano questo tipo di oggetti immateriali, che sono Google, che sono Facebook, che sono questa roba qua, che costituisce costantemente bolle di tipo finanziario. Perché? Perché si tratta di aziende che hanno un valore di mercato eccezionalmente più alto del loro valore concreto. Cioè viene attribuito a queste aziende un valore di riferimento legato ai trend, alle tendenze. In questo momento Facebook, cioè la maniera che abbiamo di guardare attraverso il buco della serratura digitale nella vita degli altri, Facebook vale più di un'azienda più di Luxottica, che è una delle principali aziende italiane che producono oggetti reali, cioè chiavi. Il fatto che Facebook andrà in borsa molto presto implica il fatto che perché Facebook non è legata a nulla, non è legato a un referente reale come questa bottiglia o l'acqua che c'è dentro o questi bicchieri. No, Facebook è socializzazione, dunque si vende un oggetto completamente immateriale che ha la possibilità di mettermi in contatto con alcune persone. Tutto questo però costituisce un capitale straordinario, perché noi dimentichiamo, ed è normale che sia così, di leggere i contratti che noi firmiamo. Visto che molta gente che di 70 anni ha l'account su Facebook ma non sa l'inglese, potrebbe essere utile per questa persona farsi tradurre il contratto che ha firmato, cioè il fatto che ha firmato un patto con il diavolo. Perché chiunque si iscrive a Facebook
Non sto dicendo che non serva essere presenti su Facebook, io me ne sono andato un anno fa e sono felicissimo di aver guadagnato 45 minuti di vita ogni giorno per i fatti miei senza condividere con dei guardiani. Mi rendo conto che i simpatici amici di La Proforma di Bari spiegano che il sindaco Emiliano ha vinto le ultime elezioni con Facebook e che se la Capone ce la fa attraverso Facebook. Io che faccio ricerca su queste cose da 5 anni mi permetto di dubitarne, ma è un altro discorso. Quindi tecnologie digitali, bolle digitali, naturalmente, ne è già successa una alla fine degli anni 90, che è servita per rideterminare gli equilibri interni all'industria dell'high-tech. Quelli che sono sopravvissuti sono quelli che hanno adesso delle fortune in miliardi di dollari, non in milioni di dollari, in miliardi di dollari. Naturalmente poi è sotto gli occhi di tutti il fatto che la Fiat non vende un'automobile che sia una, ma è sempre più ricca, e Marchionne è sempre più ricco. Perché? Perché i soldi della Fiat vengono investiti in finanziarizzazione della Fiat, e su quello Marchionne è bravissimo. Non ci vende più un'automobile, non vuole, non è interessato a progettare una macchina elettrica Fiat, o una nuova macchina biologica Fiat, o qualsiasi altra cosa possa servire al mondo del trasporto pubblico, che non ha più un'azienda di riferimento, neanche la Fiat, neanche una consociata della Fiat. Non c'è più niente in Italia che faccia gli autobus, dovremmo comprare anche questi all'estero. Dobbiamo rassegnarci che la parte finanziaria dell'economia oggi è più possente della produzione reale di merci. E poi dobbiamo naturalmente renderci conto che questo produce delle disuguaglianze e delle nuove differenze. L'indice di Gini, quello che calcola il tasso di disuguaglianza, non è mai stato così elevato in Italia, in Europa, in America. Cioè ogni anno che passa un numero sempre inferiore di persone possiede sempre più soldi e un numero sempre maggiore di persone possiede sempre meno soldi. In questo momento le 14 persone più ricche del mondo potrebbero comperarsi i prodotti interni lordi di tutta l'Africa e di gran parte dell'Asia. 14 persone.